Penso che il mondo moderno ci immerge costantemente in un mare di stimoli eccessivi, spinti sicuramente da una società consumistica che ci insegna a desiderare sempre di più e a possedere sempre di più. Ma cosa succederebbe se invertissimo la rotta, se scegliessimo di abbracciare uno stile di vita minimalista in un mondo invece che ci spinge verso l'accumulo e l'eccesso? Nel tumulto incessante della modernità, molte volte ci troviamo immersi in un mare di stimoli eccessivi, un vortice incessante di desideri insaziabili che ci spingono verso un perpetuo di bisogno di possedere sempre di più. È come se fossimo accompagnati lungo un sentiero senza fine, una corsa sfrenata verso l'accumulo di cose materiali, con la convinzione che in esse risieda la chiave della nostra felicità e della nostra realizzazione. Eppure ciò che spesso ci sfugge è il fatto che la vera felicità e contentezza, quella autentica, risiedono invece nelle cose più semplici e nelle cose più genuine della vita. Immaginati di trovarti su una collina, al tramonto, mentre il sole dipinge il cielo di tonalità calde e avvolgenti, mentre il mondo si prepara a lasciare spazio alla notte. È in questi istanti, forse, di quiete, di contemplazione, che ci rendiamo conto di quanto poco sia necessario per nutrire il nostro spirito e riempire il nostro cuore di gioia. Lo so, sembrano frasi fatte da un guru, ma ho provato quella sensazione molte volte durante il nostro viaggiare, arrivando alla conclusione che non è il lusso sfrenato o la ricchezza materiale a portarci la vera soddisfazione, piuttosto la capacità di apprezzare la bellezza della natura, di immergersi a fondo, a pieno nelle sue meraviglie quasi senza tempo. Prendi ad esempio il suono del vento tra gli alberi, come adesso. È una sinfonia naturale che culla l'anima e rasserena la mente.
In un mondo caotico e frenetico spesso ci dimentichiamo di ascoltare questa melodia ancestrale, ci dimentichiamo di lasciarci trasportare dal suo ritmo pacato e rassicurante. È proprio nel silenzio della natura che troviamo la nostra vera voce, quella che parla al di là delle parole e si esprime con quello che è il linguaggio universale dell'emozione. Poi c'è la compagnia di coloro che amiamo, un tesoro a dir poco inestimabile, che arricchisce le nostre vite e ci dona un senso di appartenenza e di connessione profonda. Viviamo in un'epoca dominata dalla tecnologia e dalla distanza virtuale, che ha portato sicuramente molti vantaggi da un lato, ed è proprio in questo momento storico che trovo più importante che mai riscoprire il valore dei legami umani. La vita minimalista, vista in tutto il suo splendore e nella sua semplicità, invita forse a ritrovare l'essenza di queste gioie semplici. Ci aiuta a liberarci dal superfluo che ci ingombra e ci distrae, da quello che è il vero scopo della nostra esistenza. Non si tratta semplicemente di ridurre il numero di oggetti che possediamo, piuttosto di adottare una mentalità di gratitudine e di apprezzamento per ciò che abbiamo già. È una ricerca di equilibrio e armonia che ci porta verso una vita più autentica e significativa. No, non sono qui a venderti un corso da guru del minimalismo, semplicemente condividendo ciò che nella mia vita è presente ormai da molti anni. Prima con la scelta di vivere in un van e scoprire la bellezza del viaggio, successivamente con la vita stanziale, qui all'interno di un piccolo campeggio, sempre mantenendo la stessa filosofia di base. E qual è il mio pensiero? La felicità non è un obiettivo da raggiungere, piuttosto un viaggio da intraprendere, un cammino fatto di piccoli gesti, di momenti semplici, preziosi che ci accompagnano e ci accompagneranno lungo la nostra vita. Nel caos in cui viviamo, spesso mi sono trovato intrappolato in un vortice di consumismo e materialismo, convinto che la mia felicità sia proporzionale al numero di oggetti che possiedo o alla scala di lusso che posso permettermi. Il viaggio prima e questa soluzione adesso mi ha portato a capire che quanto più mi immergevo in questa corsa sfrenata verso il possesso e l'accumulo, tanto più mi allontanavo dalla vera essenza della felicità.
In mezzo a tutto questo caos c'è un luogo che sempre ci attenderà con le braccia aperte, pronto ad accoglierci in maniera rassicurante. Di che cosa sto parlando? Semplicissimo, la natura. Sì, la natura è il nostro rifugio, questo stesso luogo è il nostro rifugio, un santuario dove possiamo ritrovare ispirazione, tranquillità e serenità. La semplicità della natura ci ricorda la nostra connessione intrinseca con il mondo che ci circonda. Qui, lontani dalla frenesia della città, possiamo finalmente ascoltare il battito della terra, sentire il suo respiro profondo e riconoscere la nostra parte in questo grande mosaico. Siamo uno con gli alberi, con le rocce, con i fiumi che scorrono placidi verso l'oceano. In questo abbraccio silenzioso della natura ci ritroviamo a casa, in un luogo dove possiamo essere veramente noi stessi, senza maschere e senza artifici. La vita moderna ci ha allontanato dalla natura, ci ha fatto dimenticare il suo valore e la sua importanza nella nostra esistenza. Ora più che mai è fondamentale, secondo me, riscoprire il legame ancestrale che ci unisce alla terra e semplicemente abbracciare la sua bellezza e la sua saggezza. La natura è il nostro migliore alleato nella ricerca della felicità e dell'armonia interiore e dobbiamo imparare a custodire e proteggere questo tesoro prezioso, soprattutto per le generazioni future. Il viaggio ci ha insegnato molte cose, forse la lezione più importante riguarda il rispetto per il nostro pianeta. In questi anni noi, come anche altri viaggiatori, abbiamo raccolto moltissimi rifiuti nei luoghi dove sostavamo in camper. Rispetto per la natura e rispetto per noi stessi. Il semplice obiettivo di poter sostare in un luogo pulito. Per questo nel 2023 è nato il progetto Un Sacco Pulito. Una community di viaggiatori e non con lo stesso obiettivo, lasciare ogni luogo meglio di come lo si è trovato. Ti consiglio di fare un salto sul sito di Un Sacco Pulito, di iscriverti e di caricare foto e descrizioni delle tue raccolte di rifiuti durante un tuo viaggio o magari davanti a casa. In questo modo avremo la possibilità di ispirare il prossimo a fare lo stesso. Voglio farti vedere quello che è successo giusto poche settimane fa in Toscana grazie al supporto di aziende che credono nell'ecosostenibilità. Siamo a San Casciano in Toscana per una tranquilla giornata alle Terme Libere. C'è un cassonetto, guardalo di che bello, purtroppo però ci sono sempre rifiuti. Un sacco pulito sempre in camper. Oggi, grazie al Portale del Sole che ha aderito al progetto di Un Sacco Pulito, facciamo una raccolta e lasciamo questo. Sacco pulito. Ancora grazie al Portale del Sole per aver contribuito a quelle che sono le pulizie mia come ambassador e anche degli altri ambassador. La cosa più semplice sicuramente era in primis usare quel cassonetto.
Ti ho parlato prima della gratitudine, ma anche la consapevolezza è un'altra chiave fondamentale della vita minimalista. Significa essere presenti nel momento, apprezzando appieno la bellezza e la meraviglia del qui e ora. Troppo spesso ci troviamo a correre avanti, proiettati verso il futuro, magari rimuginando sul passato, senza mai veramente vivere il presente. Ma è qui, in questo momento, che troviamo la nostra vera vita e la consapevolezza ci aiuta a cogliere appieno tutto il suo valore. L'apprezzamento è il terzo pilastro su cui si basa la vita minimalista nel mondo moderno. Significa riconoscere il valore intrinseco delle relazioni umane, della natura e della nostra salute mentale e spirituale. Troppo spesso diamo per scontate queste cose preziose, non rendendoci conto del loro vero valore fino a quando non le perdiamo. Abbiamo il potere di creare la nostra felicità concentrandoci sulle cose semplici. Questo non significa rinunciare ai nostri sogni o alle nostre ambizioni, bensì riconoscere che la felicità non è qualcosa da trovare all'esterno, ma da coltivare all'interno di noi stessi. È una scelta consapevole di adottare uno stile di vita più semplice e autentico, dove diamo priorità alle relazioni umane, alla natura e al nostro benessere mentale e spirituale.